Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare. Quest'oggi infatti ragazzi volevo rendervi partecipi di un paio di cose che dovreste sapere del canale. Sì, era un po' di tempo che non facevo un video aggiornamento riguardo a come andava il canale e mi sembrava giusto farlo adesso perché insomma ci saranno dei cambiamenti più o meno importanti che avverranno per l'appunto all'interno di questo canale, in generale nei video che vedrete. Sì, sono in pigiama, questo è lo stemma del Milan, questo è pezzo incredibile, quello è il letto sfatto, mi sono svegliato letteralmente 5 minuti fa e sono le 18:40 del 27 agosto. Ora partiamo con i cambiamenti più semplici, più banali, quelli più rapidi, quelli che avverranno a breve, quelli che avranno anche un termine in sostanza. In queste due settimane, ossia le ultime due di vacanza, usciranno meno video sul canale. Questo perché non solo ho dovuto... cioè non so se li vedete quei cosi là dietro, ma quella è chimica. Quella è chimica e io sto morendo in sti giorni per studiare quella roba lì e per portare video sul canale. Non c'è solo chimica, c'è anche fisica. Domani ho il debito, io dovrei stare qua a studiare, sono qui davanti a una telecamera. Questi però sono altri discorsi. Per l'appunto, stavo dicendo prima di perdermi incazzate, non ho solo quello. Ho anche un altro problema, cioè nel senso, ho anche un'altra incombenza. Cioè che parto io di nuovo vado in vacanza fino all'11 settembre, la scuola la inizio il 12. Cioè praticamente vado a scuola senza aver fatto i compiti. Così va bene. Ora ovviamente con lo studio e con i video non sono riuscito a conciliare al meglio le due cose e quindi sul canale usciranno una cosa come 4 video a settimana anziché i 7 canonici. Insomma, non sarò presente neanche nei commenti, un po' di cose varie. Se usciranno delle news come se non esistessero per me, perché sarò fuori dal mondo, perché vado su sulle montagne, quindi figuratevi se su sulle montagne si cagano Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Sicuramente non finirò a fare video news o robe del genere. E quindi nulla, questo qua è il cambiamento più irrilevante se vogliamo, perché fra due settimane avrà un termine. Quando inizia la scuola, io come al solito della scuola me ne frego e di conseguenza sicuramente caricherò un video al giorno più o meno. Non come in estate, però insomma ci si prova. Considerate che ho anche la maturità l'anno prossimo, quindi non è che posso sgarrare tanto. Questa era la prima cosa molto semplice di cui volevo parlare. La seconda in realtà è un pochino più complessa e si tratta del fattore qualità video. Facciamo una premessa generale al nostro discorso. Sinceramente penso che la qualità di uno youtuber sia molto indicativa anche della sua voglia di fare video. Ma non sto parlando della qualità in sé del video, no? Sto parlando più che altro del fattore di volerla aumentare ogni volta. Mi spiego meglio. Se tu fai YouTube da 5 eoni e c'hai sempre la stessa miniatura o la stessa qualità della facecam o comunque lo stesso modo di editing, secondo me se non è tanto la voglia che ti manca, è la voglia invece di cambiare, la voglia di migliorare, perché penso sinceramente che i contenuti che si portano su YouTube debbano essere anche in un certo senso, fra virgolette, rispettosi dei fan che ti seguono. E quindi secondo me, per la mia visione personale, migliorare la qualità del video e del contenuto che si porta in generale rispecchia un po' la voglia che lo youtuber ha di crescere, non tanto dal punto di visualizzazioni e di pubblico, perché tanto la qualità su YouTube non se la caga mai nessuno, ma crescere proprio come canale in sé e raggiungere un livello di qualità che sia abbastanza decente, senza mai fermarsi però, senza mai adagiarsi su dei piani di qualità che possono fare schifo, ma possono essere anche eccelsi, perché c'è sempre la possibilità di migliorare. Ecco, io in questo periodo, soprattutto diciamo partendo dall'estate, mi sono accorto di questo e mi sono sinceramente impegnato per migliorare la qualità dei miei video, sia da un punto di vista contenutistico che da un punto di vista magari dell'editing. Ho raggiunto, almeno spero, uno stile di editing che mi differenzia un pochino dal resto della community in generale, uno stile di editing che reputo mio, anche se ovviamente ha preso elementi che miei non sono. Se vedo un video in giro e mi piace quell'idea lì, la implemento al mio stile di editing. Vi dico solo che il mio editing ha preso spunto da idee mie, da idee di Luke, da idee di Tia, da idee di americani. Insomma, ho messo tutto assieme e ho creato uno stile che potrei definire più o meno mio, fra tante virgolette. Anche i contenuti dei video ho cercato sempre di migliorarli in un qualsiasi modo, portando video a riguardo di Sole e Luna, teorie, migliorando l'editing, la qualità del microfono. Per il video del rap, che tra l'altro avete apprezzato molto ragazzi e vi ringrazio, ho utilizzato Audacity, che era un programma che non avevo mai toccato prima e che mi ha dato delle soddisfazioni assurde che sicuramente utilizzerò anche in futuro. E adesso ragazzi, dopo aver migliorato le grafiche del canale,
le sidebar, essermi, diciamo, aver studiato un pochino di Photoshop. Ovviamente io non sto dicendo che le mie grafiche siano bellissime, perché non sono un grafico e ho scaricato Photoshop per scherzo, però diciamo che riesco a fare delle grafiche che sono gradevoli, ecco. Ovviamente non mi fermerò e cercherò sempre di migliorare, ma adesso, ragazzi, la qualità del canale deve migliorare dal punto di vista grafico. Mi spiego meglio. Forse noterete, ragazzi, che in questo video l'illuminazione e in generale la qualità della mia facecam è leggermente migliore. Questo per due motivazioni. A, mi sto puntando la luce del telefono in faccia, che mi sta facendo diventare praticamente Bocelli, però perlomeno mi rendo conto di quanto una luce possa fare. Purtroppo, raga, camera mia, voi non la potete vedere, però è molto poco propensa a registrare video essendo una camera da letto. E quindi l'illuminazione è veramente pessima. L'illuminazione... Cosa è successo? Lagga tutto. Dicevo, l'illuminazione viene prevalentemente da questa finestra. Io praticamente di sera non posso registrare. E quindi, ragazzi, grazie anche ai soldi che guadagno tramite YouTube piazzando gli annunci, che non è che li faccio per poi andarmi a comprare le bustine di droga, ma lo faccio anche per questo scopo, comprerò per l'appunto delle luci, magari una qua e una sullo sfondo, in modo tale da migliorare, spero in maniera sostanziale, la qualità della facecam. Perché ovviamente, ragazzi, sicuramente ve ne siete accorti vedendo altri YouTuber, la qualità della mia facecam, nonostante qua ci sia scritto HD 1080p, è sicuramente, diciamo, più scarsa delle altre, proprio per un fattore di luci. E quindi in questo modo cercherò, diciamo, di migliorare la situazione. Inoltre, ragazzi, editando con un programma di merda quale Camtasia, purtroppo la qualità della facecam, che già per colpa delle luci non è fantastica, subisce addirittura dei cali. E quindi questo video, vi sarete accorti forse che è un po' più semplice dei miei soliti video vlog, sarà editato con Sony Vegas, perché, ragazzi, voglio provare a utilizzare questo programma che ho già controllato e sicuramente la facecam è migliore. Quindi nulla, anche da queste piccole cose si vede magari quanto uno youtuber vuole migliorare dal cambiamento dei programmi di utilizzare, dalla qualità che si vuole importare. Ho fatto tutto piano piano, ragazzi, e senza preoccuparmi troppo dei tempi, perché sono giovane e non devo chiudere il canale domani, quindi posso prendermi tutta la calma del mondo. E quindi nulla, spero che apprezziate, insomma, questi miei sforzi nel migliorare la qualità del canale. Questa era sostanzialmente la cosa che volevo dirvi in primis. Insomma, se vedete un botto di annunci nei miei video, per dire, non è che sono stronzo, è che mi interesserebbe davvero migliorare la qualità del canale, o comunque badare a delle mie spese che potrebbero in altro modo togliere del tempo al canale stesso. Per dire, io, raga, al 25 novembre compio 18 anni. A 18 anni uno non deve stare su YouTube, uno dovrebbe andare a trovarsi un lavoro. Ora, siccome a me piace quello che sto facendo, se io riesco a guadagnare dei soldi tramite YouTube senza dover andare a fare un altro lavoro in nero, tipo il pizzaiolo consegnatore, che non so come si dica in questo momento, forse mi aiuterebbe anche a tenere in piedi il canale. Quindi è solo questione di tempistica. Se vedete più annunci del solito, perché adesso ne sto mettendo un po' più del solito, è semplicemente per questo. È per permettervi di vedere meglio la mia faccia e poter ammirare questi bellissimi cosi che mi stanno apparendo. Apparendo si dice? Mi stanno spuntando per colpa di quelle materie lì. Così almeno, visto che siamo in tema, adesso che potete vederli meglio, potete anche rendervi conto, a discapito di chi piglia per il culo, che da questa parte non stiamo parlando di brufoli, ma stiamo parlando di cicatrici. Che gli unici brufoli che ho qui sono... Che gli unici brufoli che ho sono 1, 2, 3, 4, 4, 5 circa, no, questo qua non c'è più, 5, e questa bestia qua che mi sta facendo veramente pulsare l'occhio, manco fosse figa il cuore. E quindi nulla, se volete pigliarmi per il culo sapete anche il numero, sono 5, quindi adesso potete anche farci video a riguardo se vi va. E quindi nulla, ragazzi, dopo questa piccola conclusione, con questa piccola frecciatina che ci sta, perché tanto ormai si tirano a caso. E tra l'altro, beh, ringrazio anche le persone che vanno a dire agli youtuber che io li insulto quando non è vero, però questo è un altro discorso, tanto questi sono haters e sicuramente non vedranno questo video. E nulla, ragazzi, spero che comunque vi piaccia questo cambiamento che avverrà nel corso del canale. Io vi ringrazio tantissimo per il video rap, che è andato davvero bene. Io sinceramente pensavo di ricevere 300 insulti, invece alla fin fine mi sono divertito io, vi siete divertiti voi, insomma. Avete detto anche che sono bravo, non è vero, però questi sono altri discorsi. E nulla, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi, mi raccomando, passate ai social per rimanere sempre in contatto con me, soprattutto adesso che vado via, sarò anche meno attivo
attivo sui social probabilmente, ma ragazzi non è importante perché comunque più o meno in contatto con me ci potete rimanere. Premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed, soprattutto ogni giorno il cazzo, perché non caricherò più un video al giorno per 2 settimane. Però quando escono i video magari ve li beccate i feed. E nulla, detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.